Non desidererò mai più. No, certo non desidererò ricevere altre lettere, si disse Fanny dopo aver finito di leggere quella che teneva in mano. Che cosa mi recherebbero se non delusione e tristezza? Solamente dopo Pasqua, come lo sopporterò? E la mia povera zia che parla di me quasi ogni ora? Fanny si sforzò di frenare il corso di questi pensieri, ma di lì a un istante si sorprese a riflettere che Sir Thomas mancava sia verso la zia, sia verso di lei. Quanto all'argomento principale della lettera, non vi era nulla in esso atto a blandire l'irritazione. Quasi provò un senso di collera e di dispetto nei confronti di Edmund. Non ha senso indugiare così, disse fra sé, perché non è tutto deciso, è accecato e nulla gli aprirà gli occhi. Nulla, nulla potrà farlo, dopo che per tanto tempo ha avuto inutilmente la verità davanti a sé. La sposerà e sarà povero e infelice. Dio non voglia che l'influenza di lei gli faccia perdere la sua rispettabilità. Rilesse la lettera. Talmente affezionata a me. Ah, che assurdità. Lei vuol bene solamente a se stessa e a suo fratello. Le sue amiche che l'hanno sviata per anni. C'è altrettanta probabilità che lei abbia sviato loro. Forse si sono tutte quante corrotte l'una con l'altra. Ma se le sono tanto più affezionate di quanto lei non lo sia loro, è lei quella che con tutta probabilità è stata meno danneggiata. Oppure lo è stata solo dalla loro adulazione. L'unica donna al mondo alla quale potrebbe pensare come moglie. Ah, lo credo fermamente. È un'infatuazione tale da governare tutta la sua vita. Ha colto o respinto il suo cuore e sposato quello di lei per sempre. Nella perdita di Mary debbo includere quella di Crawford e di Fanny. Edmund, tu non conosci me. Le famiglie non saranno mai imparentate se non le imparenti tu. Oh, scrivile, scrivile, falla finita una buona volta, basta con questa incertezza. Fissa ogni cosa, impegnati, condannati. Queste emozioni, tuttavia, erano troppo vicine al risentimento per prevalere a lungo nei soliloqui di Fanny. Ben presto si sentì intenerita e pentita. La calda sollecitudine di Edmund, le sue affettuose espressioni, la fiducia che le concedeva, la toccarono profondamente. Ecco, era solo troppo buono verso tutti. E la sua era una lettera che a farla breve per niente al mondo avrebbe voluto non ricevere e alla quale non avrebbe mai potuto dar valore abbastanza. Questa fu la conclusione definitiva. Chiunque ami scrivere lettere senza avere molto da dire, il che include una vasta parte dell'universo femminile, capirà quello che provava Lady Bertram e quanto si sentisse sfortunata nel vedere una notizia da Mansfield del calibro del progettato viaggio dei Grant Abbott dato come certezza. Giungerle quando non poteva sfruttarla, e ammetterà che era assai mortificante per lei vedere quell'ingrato di suo figlio impossessarsene e darla nel più conciso dei modi in calce a una lunghissima lettera, invece di lasciarla comunicare a lei, dilungandosi per quasi una pagina intera. Infatti, benché Lady Bertram raramente riuscisse a splendere nello stile epistolare, aveva preso per tempo, dopo il matrimonio, l'abitudine di iniziare e poi di mantenere una nutrita rete di corrispondenza, e perché non aveva altro da fare, e perché, data la sua posizione di moglie di un membro del Parlamento, aveva avuto modo di farsi e di conservare numerose corrispondenti, formandosi nel contempo un suo stile epistolare dignitosamente banale, capace di amplificare e diluire le notizie. Un avvenimento minimo le dava materia sufficiente per lunghi commenti, ma non poteva fare a meno di uno spunto. Doveva avere qualcosa su cui scrivere, perfino rivolgendosi alla nipote, e proprio quando era sul punto di essere privata della possibilità di elencare i sintomi che annunciavano il riacutizzarsi della gotta del dottor Grant e di narrare le visite mattutine di Mrs. Grant, era molto duro per lei vedersi sottrarre uno degli ultimi benefici che nell'ambito epistolare poteva ricavare dalle relazioni con gli abitanti della canonica. L'attendeva, tuttavia, un ampio compenso. Venne per Lady Bertram il grande momento. Pochi giorni dopo la lettera di Edmund, Fanny ne ricevette una dalla zia che iniziava così: Mia cara Fanny, prendo la penna per comunicarti una notizia assai allarmante che senza dubbio ti preoccuperà molto. Non si trattava, in questo caso, solo di dover prendere la penna per comunicare a Fanny tutti i particolari del progettato viaggio dei Grant. L'attuale comunicazione era di tale natura da promettere materiale per molti giorni a venire. Si trattava addirittura della pericolosa malattia del suo figliuolo maggiore, della quale avevano ricevuto notizia per espresso poche ore prima. Tanto
Tom era partito da Londra con un gruppo di giovani amici per Newmarket e lì, causa una caduta trascurata e una buona dose di bevute, era stato colto dalla febbre. E quando il gruppo si era sciolto, non essendo in condizione di viaggiare, era stato abbandonato a se stesso nella casa di uno di quei giovanotti a godersi gli agi della malattia e della solitudine e le cure dei soli domestici. Invece di migliorare in breve tempo e di poter seguire gli amici, come aveva allora sperato, la sua salute si era ulteriormente deteriorata e poco tempo dopo si era sentito tanto male da consentire, come consigliava il medico, a spedire una lettera a Mansfield. Questa dolorosa notizia, come puoi ben supporre, osservava sua signoria, dopo aver dato la sostanza di quanto sopra, ci ha messi in estrema agitazione e non possiamo non essere grandemente allarmati e pieni di apprensione per il povero infermo, il cui stato, a quanto teme Sir Thomas, può essere molto critico. E Edmund ha gentilmente proposto di andare subito ad assistere il fratello e sono felice di aggiungere che Sir Thomas non mi lascerà sola in questa desolante situazione, poiché ciò mi proverebbe troppo. Sentiremo moltissimo la mancanza di Edmund nella nostra piccola cerchia, ma confido e spero che egli trovi il povero infermo in uno stato meno allarmante di quanto temiamo e che possa ricondurlo a Mansfield di qui a pochi giorni, come Sir Thomas ha proposto che venga fatto, pensando che sia meglio da tutti i punti di vista, e io confido che il povero infermo sarà presto in condizione di sopportare il trasporto senza un vero e proprio inconveniente o danno, poiché sono certa che tu, mia cara Fanny, ci sei vicina col pensiero in questa circostanza tanto dolorosa. Ti scriverò nuovamente prestissimo. I sentimenti di Fanny in questa occasione erano in verità assai più caldi e genuini dello stile epistolare della zia. Veramente soffriva per tutti loro. Il pensiero di Tom, pericolosamente infermo, di Edmund partito per assisterlo e della triste piccola cerchia rimasta a Mansfield le dava preoccupazioni tali da escludere tutte le altre, o quasi tutte le altre. Le rimase appena egoismo sufficiente per chiedersi se Edmund avesse scritto a Miss Crawford prima che giungesse quella chiamata, ma nessun sentimento durò a lungo in lei che non fosse di puro affetto e ansia disinteressata. La zia non la trascurò, scrisse ripetutamente. Ricevevano frequenti resoconti da Edmund e questi resoconti erano regolarmente trasmessi a Fanny con lo stesso stile diffuso e lo stesso guazzabuglio di fiducia, speranze e timori, tutti susseguendosi e rampollando gli uni dagli altri nella solita confusione. Era come giocare ad avere paura. Le sofferenze che Lady Bertram non vedeva facevano poca presa sulla sua immaginazione, perciò continuò a scrivere molto pacatamente di agitazione e ansietà e del povero infermo finché Tom fu trasportato a Mansfield ed essa poté vedere con i propri occhi il suo aspetto alterato. Allora, una lettera che aveva iniziato per Fanny fu terminata in uno stile diverso, con parole di vero sentimento e allarme. «È appena arrivato, mia cara Fanny, e lo hanno portato di sopra, e vederlo mi ha così profondamente colpita che non so cosa fare. Sono certa che è stato molto malato. Povero Tom, sono desolata per lui, e ho una gran paura, e così pure Sir Thomas. E come sarei contenta di averti qui a confortarmi, ma Sir Thomas spera che domani starà meglio, e dice che dobbiamo tenere conto degli effetti del viaggio». La sincera sollecitudine destatasi nel cuore della madre non finì così presto. L'estrema impazienza di Tom di essere trasportato a Mansfield e ritrovare il conforto degli agi domestici e della famiglia, ai quali aveva ben poco pensato durante gli anni di costante buona salute, aveva probabilmente indotto a portarlo a casa troppo presto. Infatti la febbre tornò e durante una settimana fu in una condizione più allarmante che mai. Tutti furono serissimamente spaventati. Lady Bertram scriveva i suoi terrori quotidiani alla nipote, che ormai, si poteva dire, viveva di quelle lettere e passava il tempo soffrendo per le notizie ricevute un giorno e aspettando con ansia quelle dell'indomani. Anche se non nutriva un affetto speciale per il maggiore dei cugini, la sua naturale tenerezza le rendeva insopportabile il pensiero della sua scomparsa. E la purezza dei suoi principi aggiungeva una ancor più acuta sollecitudine quando considerava quanto poco utile gli fosse stato, quanto poco si fosse imposto delle rinunce, almeno apparentemente, durante la vita passata. In questa, come in altre più normali occasioni, Susan era la sua unica compagna e ascoltatrice.
Susan era sempre pronta ad ascoltare e a simpatizzare. Nessun altro poteva interessarsi a una così remota calamità, una malattia che colpiva una famiglia che viveva a 100 miglia di distanza. Nemmeno Mrs. Price, che all'infuori di una o due brevi domande, se vedeva la figlia con una lettera in mano, si limitava a osservare con calma. Ah, la mia povera sorella Bertram deve essere molto preoccupata. Divise da tanto tempo in una situazione tanto diversa, i legami del sangue si erano ridotti a poco più che nulla. L'affetto, in origine calmo, così come era calma la loro indole, era ormai diventato pure semplice convenzione. Mrs. Price si comportava nei riguardi di Lady Bertram proprio come Lady Bertram avrebbe fatto nei confronti di Mrs. Price. Tre o quattro Price avrebbero potuto essere spazzati via tutti insieme, o uno per uno, eccetto Fanny e William, naturalmente. E Lady Bertram non vi avrebbe quasi fatto caso. Forse avrebbe accettato dalle labbra di Mrs. Norris la trita osservazione che era stata una gran buona cosa e una vera benedizione per la sua povera cara sorella Price che la sorte avesse così opportunamente provveduto. Capitolo 45. Verso la fine della sua prima settimana a Mansfield, Tom fu dichiarato fuori pericolo immediato e venne considerato per il momento in via di progressivo lento miglioramento, tanto da mettere completamente a tacere le ansietà di sua madre. Ormai assuefatto a vederlo in una condizione di sofferenza e debilitazione, sentendosi inoltre dire sulla situazione solo quanto sembrava incoraggiante, Lady Bertram, i cui pensieri non andavano mai al là di quanto le veniva detto, poco portata ad allarmarsi o a cogliere cenni e sottintesi, era il soggetto più adatto a prestar fede alle pietose lusinghe dei medici. La febbre era domata e siccome la febbre era stata la malattia di Tom, naturalmente sarebbe stato nuovamente in piena forza molto presto. Lady Bertram non poteva pensare a nulla di diverso e Fanny, naturalmente, condivise la certezza della zia, finché non ricevette poche righe da Edmund, scritte con lo scopo preciso di metterla esattamente al corrente sulla reale condizione del fratello e farla partecipe delle apprensioni con cui lui e suo padre avevano accolto le parole del medico. Questi aveva, in effetti, rilevato la presenza di ben definiti sintomi di tubercolosi polmonare che sembravano accentuarsi appunto con la scomparsa della febbre. Padre e figlio giudicavano opportuno non tormentare Lady Bertram con rivelazioni allarmanti che, così si sperava, potevano in definitiva dimostrarsi infondate, ma non vi era ragione perché Fanny non dovesse conoscere la verità. In breve, temevano per i polmoni di Tom. Poche righe di Edmund le fecero vedere l'infermo e la camera in cui giaceva sotto una luce più vivida e reale di quanto avessero potuto fare tutti i fogli di Lady Bertram. Si sarebbe difficilmente trovato qualcuno in tutta la casa che non fosse in grado di descrivere ogni cosa in base a osservazioni personali meglio di quanto lo facesse lei. Nessuno che a tempo opportuno non sapesse essere più utile al figlio di quanto lo fosse lei. Non sapeva far nulla all'infuori di entrare quietamente nella sua stanza e guardarlo per un po', parlando appena. Ma quando egli era in condizione di discorrere o di ascoltare quanto gli dicevano o di sentirsi leggere qualcosa ad alta voce, Edmund era il compagno preferito. La zia lo infastidiva con premure insistenti e Sir Thomas non sapeva come portare il tono della conversazione o abbassare quello della voce a livello della sua irritabile debolezza. Edmund era perfetto da ogni punto di vista. Perlomeno Fanny lo credeva tale fermamente e la sua stima per lui si faceva più alta che mai. Quando se lo raffigurava come l'infermiere, il sostegno, l'animatore di un fratello sofferente, non vi era solamente da aiutarlo a superare la debolezza lasciata dalla recente malattia. Vi erano anche, come si scopriva ora, dei nervi molto scossi da calmare e uno spirito assai depresso da risollevare e il buon senso di lei aggiungeva che doveva esserci anche una mente sviata da guidare opportunamente. In famiglia non c'erano mai stati casi di tubercolosi polmonare, perciò era più incline a sperare che non a temere per la vita del cugino. Eccetto quando pensava a Miss Crawford, poiché Miss Crawford le pareva essere una creatura baciata in fronte dalla fortuna e per il suo egoismo e la sua vanità sarebbe stata appunto una fortuna se Edmund fosse rimasto unico figlio maschio in casa Bertram. Perfino nella camera del malato la fortunata Mary non veniva dimenticata. La lettera di Edmund aveva questo poscritto: «In quanto all'argomento trattato nell'ultima mia, avevo iniziato una lettera quando fui chiamato dalla malattia di Tom, ma ora ho cambiato decisione e temo maggiormente l'influenza delle amiche.
Quando Tom starà meglio andrò. Questa era dunque la situazione a Mansfield e tale rimase quasi senza cambiamento fino a Pasqua. Una riga aggiunta occasionalmente da Edmund alle lettere di sua madre bastava ad informare Fanny. Tom si riprendeva ma con allarmante lentezza. Venne Pasqua, particolarmente tardi quell'anno, come Fanny aveva verificato con grande tristezza quando aveva saputo che per lei non vi era probabilità di lasciare Portsmouth fino dopo quella festività. Venne Pasqua e ancora non aveva sentito nulla circa la data del ritorno. Nulla, nemmeno a proposito del viaggio dello zio a Londra che doveva precedere il suo ritorno. La zia esprimeva spesso il desiderio di riaverla con sé, ma non giungevano notizie. Nessuna ambasciata da parte dello zio dal quale ogni cosa dipendeva. Immaginava che egli non potesse ancora lasciare il figlio, ma per lei si trattava di un crudele, un terribile ritardo. La fine di aprile si avvicinava. Presto sarebbero passati 3 mesi invece dei 2 previsti, da quando si era allontanata da tutti loro e da quando i suoi giorni erano trascorsi come in castigo. Voleva loro troppo bene per sperare che ne fossero consci veramente, e chi poteva ormai dire quando vi sarebbe stato il tempo, la tranquillità di spirito per pensare a lei o per venirla a prendere. La sua ansia, la sua impazienza, il suo ardente desiderio di trovarsi nuovamente fra loro erano tali che le riportavano continuamente in mente quei versi del Tirocinium di Cowper, dove il poeta dice con quale intenso desiderio ella sente il bisogno della sua casa. Quelle parole le salivano continuamente alle labbra, come la più vera espressione di una nostalgia che, pensava, nessun cuore di collegiale novellino poteva sentire più acutamente. Mentre si preparava a recarsi a Portsmouth, era solita pensarvi come a casa sua, aveva provato un tal senso di gioia nel dire che andava a casa. Quella parola le era stata immensamente cara, e ancora lo era, ma ormai si riferiva a Mansfield. Ora era quella la sua casa. Portsmouth era Portsmouth, Mansfield il suo focolare. Da molto tempo ormai, nelle segrete meditazioni a cui si abbandonava, i due luoghi erano così differenziati e nulla era più consolante per lei del vedere che la zia faceva uso dello stesso termine. Posso solo dire che rimpiango molto che tu sia lontana da casa in un momento così doloroso che mi prova tanto. Confido e spero e sinceramente mi auguro che tu non rimanga mai più lontana da casa per un tempo così lungo. Erano per lei frasi dolcissime. Tuttavia le gustava in segreto. La delicatezza verso i genitori le faceva prudentemente evitare di tradire la sua preferenza per la casa dello zio. Badava sempre a dire «Quando ritornerò nel Northamptonshire o quando sarò di ritorno a Mansfield farò così e così». Per lungo tempo si limitò a questo, ma finalmente la nostalgia si fece più forte, travolse la preoccupazione e si sorprese a parlare apertamente di quel che avrebbe fatto quando fosse di ritorno a casa, prima di rendersi conto di quanto stava dicendo. Si rimproverò, arrossì e gettò un'occhiata timorosa verso il padre e la madre, ma non aveva bisogno di preoccuparsi. Non vide segno di disappunto nella loro espressione e nemmeno che avessero notato la parola. Non erano affatto gelosi di Mansfield, per loro che Fanny desiderasse di tornarvi o di restare lì. Era esattamente la stessa cosa. Era triste per Fanny perdere tutte le gioie che le dava la primavera. Prima di aver sperimentato la tristezza di esserne priva, non sapeva quanto le sarebbe pesato il passare la metà del mese di marzo e tutto l'aprile in città. Non si era mai resa conto di quale incanto le avesse dato il ridestarsi della natura. Quale rinnovato vigore fisico e spirituale, quale intenso piacere aveva provato via via che quella stagione, che a dispetto dei capricci del tempo non può non essere incantevole, avanzava, facendosi sempre più bella, fin da quando i primissimi fiori sbocciavano nei punti meglio esposti del giardino della zia. Le foglie tenere si scartocciavano nei campi fertili dello zio e nei suoi boschi sontuosi. Perdere questi piaceri non era cosa da poco in se stessa, ma perderli perché era costretta a vivere in mezzo allo schiamazzo e avere il luogo della libertà, dell'aria pura, della fragranza e della verzura, clausura, aria viziata, cattivi odori, rendeva la cosa infinitamente peggiore. E perfino questi motivi di rimpianto erano poca cosa in confronto allo scoramento che si impossessava di lei
quando pensava che la sua assenza faceva soffrire anche i suoi migliori amici e la assaliva l'ardente desiderio di adoperarsi per quelli che di lei avevano bisogno. Se le fosse stato possibile tornare a casa, avrebbe potuto rendersi utile a ciascuno di loro, sapeva che sarebbe stata utile a tutti avrebbe risparmiato qualche fatica manuale o mentale, e anche se si fosse trattato solamente di sostenere lo spirito della zia Bertram, di sottrarla alla solitudine o all'inconveniente ancora peggiore di avere vicino una compagna perennemente agitata e intrigante, troppo incline a esagerare il pericolo allo scopo di mettere in risalto la propria importanza, la sua presenza sarebbe stata un bene generale. Le piaceva immaginare come avrebbe letto ad alta voce per la zia, come avrebbe parlato con lei e tentato di farle sentire la benedizione dell'ora presente, preparando intanto la sua mente a ciò che avrebbe potuto accadere, e quante andate su e giù per le scale le avrebbe risparmiato, e quante ambasciate avrebbe potuto fare per tutti. La stupiva che le sorelle di Tom se ne stessero tranquillamente a Londra in un momento simile, durante il corso di una malattia che, attraversando vari stati di maggiore e minore pericolo, durava ormai da parecchie settimane. Loro potevano tornare a Mansfield come e quando volevano. Per loro viaggiare non presentava alcuna difficoltà. Non poteva capire come tutte e due se ne stessero ancora lontane. Se per Mrs. Rushworth poteva immaginare che qualche obbligo le impedisse di partire, Giulia era certo in condizione di lasciare Londra in qualsiasi momento. Da una lettera della zia risultava che Giulia si era offerta di ritornare se ci fosse stato bisogno di lei, ma questo era tutto. Evidentemente preferiva restarsene dov'era. Fanny aveva l'impressione che l'influenza di Londra fosse in netto contrasto con tutti i legami più puri. Ne vedeva la prova tanto in Miss Crawford come nelle cugine. Il sentimento che Mary provava per Edmund era stato rispettabile, aveva messo in luce la parte più rispettabile del suo carattere. La sua amicizia verso lei stessa era stata perlomeno irreprensibile, ma a cosa si erano ridotti questi due sentimenti? Era tanto tempo che Fanny non riceveva lettere da lei e aveva buone ragioni di far poco conto su un'amicizia di quel genere. Erano passate settimane da quando aveva ricevuto le ultime notizie di Miss Crawford o dei suoi altri conoscenti in città. Ne sapeva qualcosa solo per tramite di Mansfield e incominciava a pensare che non avrebbe saputo se Mr. Crawford era andato o meno nel Norfolk finché non si fossero nuovamente incontrati e che non avrebbe avuto notizie della sorella di lui per tutta la primavera, quando ricevette la seguente lettera che ridestò antiche reazioni e ne suscitò di nuove. Mi perdoni, cara Fanny, quanto più presto le è possibile per il mio lungo silenzio e si comporti come se mi potesse perdonare immediatamente. Questa è la mia modesta richiesta e questo mi aspetto poiché lei è così buona che conto di essere trattata meglio di quanto meriti. E scrivo ora per chiedere una risposta immediata. Desidero conoscere lo stato delle cose a Mansfield Park e lei, senza dubbio, è perfettamente in grado di comunicarmelo. Bisognerebbe essere un mostro per non partecipare all'angosciosa preoccupazione nella quale si trovano laggiù, poiché, da quanto sento, il povero Mr. Bertram ha poca probabilità di guarire. A tutta prima ho dato poco peso alla sua malattia, lo consideravo quel genere di persona alla quale si dà troppa importanza e che dal canto loro fanno troppe storie ad ogni minima indisposizione e compiangevo, specialmente quelli che erano costretti a curarlo. Ma mi hanno confidenzialmente assicurato che sta veramente declinando e che i sintomi sono estremamente allarmanti e che una parte della famiglia perlomeno ne è al corrente. Se è così, sono sicura che lei è inclusa in questa parte, quella giudiziosa e sagace, e perciò la supplico di farmi sapere fino a che punto sono stata esattamente informata. Non occorre che io le dica quanto sarei contenta di sentire che le notizie pervenutemi sono errate, ma a tutte concordano in modo tale che, confesso, non posso fare a meno di tremare. La prospettiva di vedere un così bel giovane reciso nel fiore degli anni è così triste. Il povero Sir Thomas ne soffrirà terribilmente. Sono veramente molto agitata in proposito. Fanny, Fanny, la vedo sorridere e prendere un'aria maliziosa, ma sul mio onore non ho mai corrotto un medico in vita mia. Povero giovane, ma se egli morrà vi saranno due poveri giovani di meno al mondo, e con viso intrepido e voce ardita direi a chiunque che ricchezza e importanza sociale non potrebbero cadere in mani più meritevoli di quelle a cui spetterebbero.
Quella dello scorso Natale è stata stolta precipitazione, ma il danno prodotto da pochi giorni può essere cancellato in parte. La vernice e l'indoratura nascondono molte macchie. Si tratterà solamente della soppressione del titolo di Esquire dopo il suo nome. Con un affetto vero come il mio, Fanny, si possono chiudere gli occhi su cose più gravi di queste. Mi risponda, a volta di corriere, capisca la mia ansietà, non la prenda alla leggera, mi dica la verità, quale lei l'ha dalla fonte diretta. Ed ora non si dia pena di vergognarsi dei miei sentimenti o dei suoi, mi creda, non sono solamente naturali, sono filantropici e virtuosi. Le chiedo in coscienza se Sir Edmund non farebbe un maggior bene disponendo di tutta la ricchezza dei Bertram di qualsiasi altro possibile Sir. Se i Grant fossero stati a Mansfield, io non avrei incomodato lei, ma in questo momento lei è l'unica persona alla quale io possa rivolgermi per sapere la verità, poiché non mi è possibile mettermi in contatto con le sorelle di lui. Mrs. Rushworth ha passato la Pasqua con gli Aylmers a Twickenham, come certamente lei saprà. E non sono ancora rientrati, Giulia e dai cugini che abitano vicino a Bedford Square, ma ho dimenticato il loro nome e la via. E anche se potessi rivolgermi all'uno o all'altra, tuttavia preferirei ancora lei perché mi colpisce il fatto che fino a questo momento siano state così restie a interrompere il loro personale divertimento da chiudere gli occhi di fronte alla verità. Immagino che le vacanze pasquali di Mrs. Rushworth non dureranno più molto a lungo e senza alcun dubbio si tratta per lei di vere vacanze. Gli Aylmer sono persone simpatiche e poiché suo marito è via, lei può trovare solo piacere in loro compagnia. Le do credito per averlo spinto a recarsi doverosamente a Bath a prendere la madre. Ma come si intenderanno lei e la vecchia Mrs. Rushworth sotto lo stesso tetto? Beh, poiché Harry non è a portata di mano, non ho nulla da dire da parte sua. Non pensa che Edmund sarebbe stato qui in città già da molto tempo, se non fosse per questa malattia? Sempre sua, Mary. Avevo addirittura incominciato a piegare la mia lettera quando Harry è entrato, ma non mi porta notizie che mi impediscano di spedirla. Mrs. Rushworth sa che si teme un progressivo peggioramento del fratello. L'ha vista questa mattina, pensa di tornare a Wimpole Street oggi. La suocera vi si trova già. Ora lei non si metta in agitazione con qualche strana fantasticheria perché Harry ha trascorso qualche giorno a Richmond. Lo fa ogni primavera. Stia pur certa che a lui non preme nessuna donna al mondo all'infuori di lei. In questo stesso istante non desidera che di rivederla e pensa solo al modo di farlo affinché il suo proprio piacere procuri quello di lei. Per provarlo mi chiede di ripeterle con insistenza ancora maggiore quel che già le disse a Portsmouth circa la nostra disponibilità ad accompagnarla a casa e io mi unisco a lui di tutto cuore. Cara Fanny, scriva subito e ci dica di venirla a prendere. Sarà un bene per tutti noi. Lui e io possiamo andare a stare alla canonica, come ben sa, senza dare disturbo ai nostri amici a Mansfield Park. Sarà veramente un grande piacere rivederli tutti e una piccola aggiunta di compagnia potrà essere infinitamente benefica per loro. Quanto a lei, deve sentirsi tanto desiderata che in coscienza, coscienziosa com'è, non può starsene lontana quando ha il mezzo di ritornare. Non ho né il tempo né la pazienza di farle tutte le ambasciate di Harry, le basti sapere che lo spirito di tutte e di ciascuna racchiude un messaggio di inalterato affetto. Il disgusto suscitato in Fanny da buona parte della lettera, insieme con la sua estrema riluttanza a mettere in contatto la scrivente e suo cugino Edmund, l'avrebbero, sentiva, resa incapace di giudicare imparzialmente se l'offerta conclusiva poteva essere accettata o no. Personalmente la tentava e molto. Pensare di essere ricondotta a Mansfield forse di lì a 3 giorni era una prospettiva estremamente felice e tuttavia a frenare tale felicità interveniva il pensiero di doverla a persone nei cui sentimenti e nella cui condotta al momento presente ella vedeva tanto da condannare. I sentimenti della sorella, la condotta del fratello, fredda, arida ambizione dell'una, scriteriata vanità dell'altro, a saperlo di nuovo fra i frequentatori, forse fra i corteggiatori di Mrs. Rushworth. Era mortificata, aveva avuto una migliore opinione di lui. Fortunatamente però non spettava a lei valutare, operare una scelta fra opposte inclinazioni e dubbiose nozioni sul cosa fosse giusto fare. Non spettava a lei decidere se dovesse tenere o no Mary ed Edmund lontani l'uno dall'altra. Aveva una regola a cui conformarsi, che dirimeva ogni cosa. Le
il suo rispetto e il suo timore per lo zio, la paura di prendersi una libertà con lui, le resero istantaneamente evidente quale fosse la condotta da tenere. Doveva declinare recisamente la proposta. Se la volevano a casa, lo zio l'avrebbe mandata a prendere. Anche offrirgli un più sollecito ritorno era un atto di presunzione che ben difficilmente avrebbe potuto essere giustificato. Ringraziò Miss Crawford, ma le diede una risposta decisamente negativa. Lo zio, come sapeva, aveva intenzione di venirla a prendere personalmente e siccome la malattia del cugino era ormai durata tante settimane senza che fosse sentita la necessità della sua presenza, doveva pensare che il suo ritorno per il momento non era opportuno, che anzi lei sarebbe stata d'impaccio. Le notizie che le giungevano da casa sulle condizioni di salute del cugino erano in quel momento esattamente consone a quanto avevano riferito a Mary, e supponeva tali da appagare il suo ottimistico desiderio di vedere avverarsi tutto quanto sperava. A quanto sembrava, avrebbe perdonato a Edmund di essere un ecclesiastico, purché le fossero garantite certe condizioni economiche, e a questo era da supporsi, si riduceva tutto il superamento del preconcetto di cui lui era così pronto a congratularsi. Mary Crawford aveva imparato a considerare che nulla era più importante del denaro.